Sandro Mazzola nasce l'8 novembre del 1942, di domenica, pensate un po', quasi una predestinazione per uno che poi diventerà calciatore. Figlio del grande Valentino Mazzola, inizia molto presto a calpestare un campo di calcio come mascotte del grande Torino. Il padre, infatti, l'aveva inserito subito nell'ambiente del calcio, visto che il suo giocattolo preferito era sempre e solo il pallone. Dopo la tragedia di Superga, avvenuta nel 49, Sandro ha solo 7 anni, ma da quel momento decide che dovrà seguire le orme del padre. Lui ed il fratello Ferruccio rimangono nell'ambiente del calcio. A 15 anni, nel settembre 57, inizia i suoi allenamenti nelle giovanili dell'Inter. Per maestri in tempi diversi avrà Peppino Meazza, Giovanni Ferrari, Maino Neri e Benito Lorenzi. E sarà quest'ultimo a formare il suo carattere da calciatore, che gli recitava sempre. Ricordati che quando si va in campo bisogna essere convinti e sicuri della vittoria, non pensare mai alla sconfitta. Queste persone hanno contato molto nel destino di calciatore di Sandrino Mazzola, ma il pigmalione vero della sua carriera doveva ancora arrivare. Verso la fine degli anni 50, il futuro pigmalione di Sandrino Mazzola infuocava la Spagna contro il Real Madrid. E sì, stiamo parlando proprio di Elenio Herrera. E quando finalmente il presidentissimo Angelo Moratti riesce a portare Elenio Herrera alla corte neroazzurra, quest'ultimo indica in Sandrino Mazzola uno dei giovani più interessanti dell'Inter. Non sono molti a dare credibilità nell'ambiente Inter a Sandrino Mazzola, ma Elenio Herrera non si preoccupa minimamente di quello che possano pensare le altre cariche dirigenziali dell'Inter. A decidere è proprio lui, e nei colloqui con il ragazzo gli fa balenare la possibilità di giocare finalmente in prima squadra. Sandrino Mazzola debutta in Serie A proprio a Torino, davanti a quel pubblico che aveva tanto amato e idolatrato il padre. Quella prima apparizione in Serie A è seguita l'anno dopo, dove Elenio Herrera lo schiera contro il Lecco, dove si vince con un sonoro 3-0. Elenio Herrera promette a Sandrino di schierarlo titolare nel campionato 62-63. E così fu. Sandrino, con i suoi 10 gol, contribuisce e non poco al tanto agognato scudetto da Angelo Moratti. E proprio in quell'anno, dove il mago riesce finalmente a conquistare lo scudetto, si ha la definitiva consacrazione di Sandro Mazzola. La carriera di Sandrino Mazzola fu bella e intraprendente, vincendo 4 scudetti, 2 coppe campioni, 2 coppe intercontinentali e un campionato europeo con la nazionale italiana di calcio. Potrei stare ore a parlare qui di Sandro Mazzola e non mi stancherei mai. Quest'anno ha festeggiato i suoi 80 anni ed è per questo che ho fatto questo video. E allora, buon compleanno Sandrino, da una vera nerazzurra a un grandissimo nerazzurro.